Ciao amici e bentornati sul canale. Se è la prima volta che passi di qui, ti invito a iscriverti, così vedrai tantissime ricette. Se sei già iscritto, bentornato. Oggi facciamo un riso vegano. Questa ricetta è una richiesta di una iscritta e carissima amica, lei si chiama Sara, e mi ha detto: perché non fai un piatto vegano? E mi è venuto in mente di fare questo piatto, che è una ricetta di mia mamma. E quando si pensa di mangiare vegano, magari a volte si dice: dovrò mangiare la solita carota scondita. Invece no, questo riso è super saporito, è pieno ceppo di verdure. Quindi, se vuoi vedere il resto della ricetta e imparare a fare questo riso, cominciamo! Cominciamo a tagliare la nostra cipolla, in questo caso è 2 scalogni. E li faremo fettine fine fine. Poi ho preso anche dell'aglio, li ho tagliati a metà e poi ho fatto dei pezzettini piccolissimi anche di questo. Adesso vado a tagliare il mio peperone a corno, questi sono dolci, e vado a togliere i semi, li taglio a metà e vado a fare delle strisce. Così. Cominciamo a mettere 3 cucchiai d'olio nella nostra padella. Una volta caldo, cominciamo a mettere il nostro soffritto di aglio e cipolla. Metto anche un dado, questo è un dado vegetale. Vado avanti a mescolare. Aggiungo i peperoni, che così loro cuociono un pochettino. Aggiungo del sale, questo è cumino, se non ce l'avete potete mettere un'altra spezia, questo è origano, e andiamo a cuocerlo per 5-10 minuti. Qui c'ho del concentrato di pomodoro, che le ho messo un pochino d'acqua, così si scioglie per bene, e vado ad aggiungerlo ai miei peperoni e vado avanti a mescolare. Aggiungo anche del pepe, e nel frattempo vado a tagliare anche questi sono dei pomodorini piccoli, li vado a tagliare solo a metà. E io avevo preso le scatoline di 250 grammi, però non li metterò tutti, metterò metà. E anche questi li aggiungo con i peperoni, che li farò adesso 1-2 minuti. Ok, questa qui è la mia cuoci riso, come potete vedere la uso molto spesso, è molto molto pratica. C'è anche un cestello per cuocere al vapore. Adesso io ho già riscaldato dell'acqua, la stessa quantità di riso la facciamo d'acqua. Questo riso è riso tipo basmati, quello a chicco lungo, io l'ho già lavato, e vado ad aggiungere adesso questo buonissimo soffritto. Se voi non avete il cuoci riso, potete farlo in una pentola a fuoco basso finché il riso asciuga. Lo dovete lasciare così come una paella, questo riso non va mescolato come il risotto. Ok, adesso lo provate di sale, io vado ad aggiungere ancora un po' e vado a cuocere il mio riso. Questo è tipo zafferano, che questo era un preparato per paella, per darle ancora più colore, perché mi piace che sia proprio bello giallo. E vado a cuocere il mio riso. Come vi dicevo, se non avete il cuoci riso, lo fate nella pentola normale a fuoco basso. Ok, qui ho già asciugato il mio riso, è il momento di aggiungere l'altra verdura. Per prima cosa vado a mettere del mais, che mi piace tantissimo nel riso. Vado ad aggiungere questi fagiolini e carota, che erano già cotti, sia della verdura che ti avanza, che sia consistente, la puoi mettere nel riso. L'ho tagliata piccola, come potete vedere.
Questo è del cavolo che l'ho tagliato bello sottile e lo vado ad aggiungere già quasi alla fine perché non voglio proprio che sparisca. Vado a mescolare per bene tutto. Come vedete questo riso è proprio pieno di verdure, veramente buono. Qui gli do ancora 5 minuti e per ultimo vado ad aggiungere delle olive senza nocciolo che ho tagliato a metà. Vado a mescolare ancora, così vado a distribuire per bene tutta la mia verdura. E vedo sì, il riso è già a posto, nel senso che è già cotto. Sì, è tutto a posto. Ed ecco qua il mio riso vegano. Vi garantisco che era buonissimo. Dopo di questo riso non hai più bisogno di mangiare neanche la insalata, perché è già pieno di verdure. Bene amici, questo è tutto per questo piccolo video. Sara, spero ti sia piaciuto questa ricetta. E niente, se è stato così ti prego regalami un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!